un impatto violento che non le ha lasciato scampo. È morta nella notte Armellina Palazzo, 44enne di Lecce, in seguito ad un incidente stradale la cui dinamica non è ancora del tutto chiara. La donna era a bordo di uno scooter condotto dal marito. I due si trovavano sulla strada che collega Spinzano a Casarabate quando il mezzo, per motivi ancora da stabilire, avrebbe perso il controllo ed è uscito fuori strada. La donna sbalzata dallo scooter non è morta sul colpo, ma solo dopo il ricovero avvenuto al Vito Fazzi di Lecce. Il marito invece ha riportato solo lievi ferite, accertate dai sanitari del nosocomio leccese, dove anch'egli è stato trasportato. Sul posto è intervenuto il personale medico del 118 che ha cercato il disperato miracolo per salvare la donna e i carabinieri della stazione Tor Chiarona. Dopo due episodi simili avvenuti a febbraio e ad aprile scorso contro le vetrate dei locali delle due sedi leccesi del PD, in via Tasso ed in via Milizia, un altro atto vandalico ha colpito una sede istituzionale, ma questa volta ad essere presa di mira è stata la sede leccese di Confindustria. Vernice bianca e slogan vergati con spray sul portone del civico 12, quello dell'associazione in via Fornari, nei pressi di piazza dei Partigiani. L'atto intimidatorio è avvenuto la scorsa notte. No TAV, no TAP, liberi tutti, e questo è il messaggio che è stato disposto su tre righe che si può leggere sul portone marrone dell'associazione, accusata di essere favorevole al gasdotto, per fare chiarezza su quanto accaduto sta indagando il personale della Digos. Con le voci che si susseguono circa una possibile riammissione del Lecce in Serie B, proseguono gli allenamenti in vista della trasferta che vedrà i giallorossi opposti allo Spezia nel secondo turno di Coppa Italia. Nella giornata di ieri gli uomini di Mr. Led si sono ritrovati a Squinzano per svolgere una seduta. È stato a riposo Miccoli, mentre hanno lavorato indifferenziato Diniz e D'Ambrosio. Intanto l'ufficialità per il trasferimento di Vinetò in Salento è finalmente giunta. Il centrale francese arriva a titolo definitivo. Nella stessa operazione è stata ceduta la seconda metà del cartellino di Todisco e Liguri. Tra le altre operazioni di mercato si segnala il riscatto del monopoli di Miracco, che successivamente è stato girato in prestito dal Taranto, e la cessione di Edoardo Tundo al Melfi, sempre con la stessa formula. Oggi in programma una doppia seduta.